bestia per caldo, essere caldo porco. Sì, per essere primo marzo, caldo già aloni sotto l'ascelle come si belle, promesse. Belle pezzate. Belle pezzate. E lo sai da che si capisce che è primavera a Firenze? Dal puzzo d'ascella sull'autobus dell'Ata. Vero. Quindi, ma da sì, quanto sì. è forte si capisce che stagione esatto. siamo. Vero. Sì, infatti. Che bello. E vabbè, niente ragazzi, è il primo marzo, aria di primavera. Sì. E noi la primavera cosa ci ha portato? Intelligenza o spasticità come sempre? Le solite cazzate, stavolta ancora più acuite dalla primavera. Che bello ragazzi, siamo già alla puntata 18, quindi siamo quasi a 20 se la matematica non è un'opinione. Non ancora 20, ma quasi. Circa 20. E, boh, io ragazzi, intanto direi che col cominciare che è vero che il 17 è un numero nefasto, ma a noi ci ha portato bene perché è vero. L'altra volta abbiamo fatto insomma diversi ascoltatori, andava molto bene. Molto bene. E insomma, siamo contente. Siamo sì, contenti, ma sì no? che siamo contenti. Abbiamo raggiunto quasi 300 ascoltatori, quindi io direi che insomma possiamo definirci soddisfatte. E niente, io mi sto accingendo a condividere i link della nostra puntata e per chi si volesse collegare, perché anche oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Vi ricordiamo che oggi abbiamo Paolo Innocenti, brava, attore, comico, youtuber, un po' tutto, quello sì. che vorremmo essere noi ma non riusciamo ad essere. Che non ci riesce, ripeti, siamo con Paolo Innocenti? Siamo con Paolo Innocenti! Woohoo! Bene, bene. E quindi niente ragazzi, diteci un pochino cosa diteci fate. Se ci siete, intanto battete un colpo, battetecelo anche forte perché noi siamo un po' sorde e come al solito abbiamo provato ad aggiustare le casse per il collegamento. Allora io vorrei farvi notare una cosa. Vai. A tutti i nostri colleghi, a tutti, funziona sempre benissimo, noi siamo le uniche infelici a cui il collegamento radiofonico non funziona mai, non si sente mai una sega di niente, mai. Tutti hanno quest'audio perfetto, sì, precisissimo, lo schifo Maurizio, Valentina Diamante hanno sempre questi audio perfetti, gli ospiti si sentono come se fossero lì presenti con loro, noi tutte le volte la metà della puntata si passa a dire cosa? Non si sente mai niente. È un disagio. Ora abbiamo portato direttamente dal mio paesino bello. A groppa del cinghiale ci arrivate. In groppa ai cinghiali ho portato su due casse del mio computer che abbiamo collegato a questo computer. Però si sente poco uguale. No, non l'abbiamo me. Collegato al computer, abbiamo collegato al cellulare al per cellulare. Vedere se. Però non lo so, ci sono sempre delle interferenze, c'è sempre qualcosa c'è che sempre non va. C'è sempre qualcosa che non va. Però noi non ci perdiamo d'animo. Però e alla fine quindi il nostro programma si chiama Mongolandia. Se fosse tutto efficiente, cazzo di programma è, no? Esatto. E quindi niente, ora proviamo a far partire questo collegamento. Proviamo. E se volete stare con noi, ci sentiamo tra circa 4 minuti con Paolo con Innocenti. Paolo. Io adesso metterò una canzone e speriamo al ritorno di questa canzone. E preghiamo a Dio che vada bene. E preghiamo a Dio di avere. E preghiamo a Dio. Il nostro Signore che lo preghiamo. Il nostro Signore che lo preghiamo in vari modi. In varie forme. In varie forme. Tipo in forme spesso di animale. Come cane, maiale, porco, vitello. Sì. Somaro. Non ci avviciniamo alle bestemmie. No, infatti. Ma di poco. Insomma, infatti sì. ora sarà bene che io disattivi l'audio perché sennò mi sa che qualche moccolone. Qualche moccolone parte. E ragazzi, io vi lancio questa canzone. Ragazzi, quelli ci stanno ascoltando perché nessuno, per ora aspetta, vediamo il brivido di vedere quanti sono collegati. Attenzione. Vediamo. Dai, attenzione. Almeno uno. Due. Puntatone. Questo puntatone. Due che non siamo io e te, c'è anche qualcun altro oltre a noi esatto, due. Esatto. E quindi vabbè, ragazzi, io vi lancio questa canzone che il comico di Cesare Cremonini, perché noi siamo tutti un po' comici, che l'occhio ride ma ci piange il cuore, sì. No? È un po' così. E a noi ci piange il cuore perché queste cazzo di casse non queste fanno. Queste casse non fanno, ci piange molto il cuore. Tantissimo. E quindi ragazzi ci sentiamo. Però come siamo di buon umore, hai notato, Giulia? Sì, oggi tutto va male ma noi siamo contenti. Perché siamo delle... Ma
vongole, esatto. E vai. E quindi è per questo che siamo contenti. Noi siamo felici. No, come dice Caparezza, sono felice nella fece, dovrei piangere di invece. E invece ascoltatevi il comico di Cesare Cremonini. Via ragazzi, ci sentiamo tra 4 minuti. Speriamo. Speriamo. Il comico di Cesare Cremonini. Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare, sì, meno male. Sai che risate, c'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sia a carnevale, non so che fare. Tu, vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare. Se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata, chissà perché ti sei svegliata. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un fesso vorrei farti innamorare. No, ti prego non andare, se puoi rimani fino a domani. Qui, vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, un tuo principe immortale. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare. Lancio in una aiuola casco e non mi faccio. E l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata, chissà perché ti sei svegliata. Piange il cuore, sei così bella ma vorresti sparire. In mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche il dolore, senza lasciare tracce. E l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina. Eccoci, sì, tornati. Eccoci tornati. Allora, vi premettiamo che incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Non sembrava possibile, ma le casse fanno. Le casse funzionano. Abbiamo un audio normale come quello di tutti i nostri colleghi. Non un audio mongolo. Non un audio mongolo. E siamo pronte per annunciarvi l'ospite di oggi, Paolo Innocenti. Paolo Innocenti. Yeah!
Oh. Buonasera a tutti, buonasera, sono qui. Sono ragazzi, qui, che emozione, come si sente bene. Davvero, Giulio, Giulio, non tocca quelle casse. Alla grandissima. Madonna. Oh, bene. Ora siamo davvero una radio professionale, se non fosse si conduce... in uno scantinato. Siete come Radio Maria, una radio della Madonna. Oh, che bello. La radio Paolo. Della Madonna, vabbè. Beh, questa dovrebbe diventare il nostro nuovo testimonial, una radio della Madonna. Bellino. Sì, perché sai che noi siamo persone religiose, Paolo, sì, non so religiose. Se lo sai che noi allora sarebbe il pop. Sì, infatti. Religiose. Come state? Tutto a posto? Sì, te? Ma sì. Dai, si sopravvive, te? Beh, io sto bene, io sto bene. Bene, si bene. Si campa stenti tra tutti, dai. Esatto. Si arranca. Salutiamo il primo ascoltatore, che è Emanuele Santella, che ci segue sempre, che per primo sempre. E non commenta mai, quindi ciao Emanuele. Poi salutiamo anche Chiara Taddei. Chiara Taddei, anche lei è un'ascoltatrice fedele. Devo dire la verità, ora vi sto sentendo non tanto bene. Come? No, no, non ci dà questa delusione. Ma come? No, nel senso, quando vi parlate sopra, o mi costruisco un altro orecchio sulla fronte per sentirvi meglio, oppure passano per uno. Va bene, va bene. No, va perché siamo. Sento meglio, per, la meno. Perché siamo emozionati, perché stiamo ora siamo bene a quota 4 ascoltatori. Bene, bene. Siamo... Hai visto nel film degli esorcismi dove c'è il posseduto e parla qua sì. Tipo, sì. Ascoltarle tutte è un casino, però chi si trova? Va bene. Vabbè. Un audio perfetto non si può le pretendere, siamo pur sempre a Mongolandia. Esatto. Quindi il problema è quello. E quindi l'ideale. Insomma, Paolo, incominciamo con le domandine che ci siamo scervellate per prepararti. Hai studiato? Hai studiato? Sono pronto, ho studiato. Oh, bene, allora, sarà meglio. Prima di tutto, prima domandona, vogliamo sapere come hai iniziato a fare l'attore e il comico. Allora, diciamo che io fin da piccolo ho sempre avuto due grandi passioni, cioè il cinema e la comicità. Okay. Cioè, a me i film mi hanno sempre colpito, specialmente quelli che mi tirava nella testa la mia mamma quando vedeva che non studiavo a scuola. Questa battuta, davvero, fin da qua io ho 3 anni, ed è vero, dicevo, da grande voglio fare l'attore. Poi ho scoperto, crescendo, la comicità, e lì diciamo che ho creato il binomio perfetto, perché per me non c'è niente di più bello che regalare un sorriso al prossimo, ma allo stesso tempo mi piace anche basarmi su altre cose, cioè nel senso non solo sulla parte comica, ma ovviamente su qualsiasi ruolo, come è giusto che l'attore sappia fare. Mm-hmm. Infatti poi crescendo ho cominciato a studiare recitazione, ora sono al 4º anno, però senza tralasciare la parte comica, quindi diciamo che faccio spettacoli teatrali anche drammatici, anche più seri, senza però tralasciare il comico. Infatti, per esempio, come saprete benissimo, un canale YouTube dove carico video scritti e interpretati da me ormai da 5 anni, cioè se andate a vedere su YouTube c'è proprio l'escalation dei video, tutti quelli fatti col cellulare di 5 anni fa, sempre un po' più di migliorare. E poi ho avuto la fortuna di conoscere i grandi Bassi, Tagliostro, comici toscani che mi hanno dato una mano per guarda la visibilità, sono dei grandi anni. Per me è un onore essere qua ospite dopo Bassi, Tagliostro. No, noi invece, guarda, siamo molto meno serie di te, perché io e la Bargiacchi siamo semplicemente due cretine che provano a condurre un programma radiofonico male, cercando di far ridere gli altri. Non abbiamo studiato assolutamente nulla. Sono state molto belline le puntate con Pace e Tagliostro. Ah, grazie. Grazie. Infatti io poi ho spulciato un po' il tuo canale di YouTube, no? E ho visto che te ti diverti tantissimo a fare queste interviste in giro per Pistoia. Perché te sei pistoiese, sì, allora, no? Allora, sono pistoiese. Queste interviste di cui parli fanno parte di un nuovo format che io e due miei amici, cioè Emanuele Carvini e Lorenzo Longo, che saluto, abbiamo creato, cioè così un giorno abbiamo detto, perché non facciamo qualcosa di diverso?